Ed eccoci qua dunque. Alla fine abbiamo completato Cyberpunk 2077 e queste vogliono essere le mie ultime considerazioni su questo gioco. Partiamo dall'inizio. Questo gioco, a differenza di molti, io non lo attendevo, nel senso, non mi sono informato, non conoscevo nulla prima della sua imminente uscita. E piano piano l'interesse è cresciuto, talmente tanto che alla fine mi sono anche convinto di dirmi: ok, lo compro, però non all'uscita. Scelta saggia da parte mia, visto che all'uscita questo gioco l'hanno asfaltato, tutti. Non c'è stata una persona che al suo lancio non abbia criticato in qualsiasi modo questo gioco. E in parte, come darle torto? Molte aspettative sono state distrutte, molte altre non sono state neanche rispettate, molte promesse non sono state neanche portate a compimento. E questo però è davvero solo colpa di CD Projekt? O è colpa anche nostra? Non è un po' colpa nostra che abbiamo voluto tutto questo e l'abbiamo voluto subito? Non è colpa nostra l'aver voluto tutto questo? Volerlo senza dover aspettare ancora e ancora ancora. Certo, d'altra parte, se uno promette che una certa cosa deve uscire, a una certa il pubblico la richiederà, quello è assolutamente vero. Ma d'altra parte, molti problemi forse, chi lo sa, sarebbero potuti essere evitati, molti altri corretti in tempo, e non successivamente con pace e altro. Ma ormai il danno è fatto. Anche questo gioco probabilmente un giorno verrà ricordato come quel gioco che doveva essere bello, ma che è stato lanciato male. Ed è forse l'unico gioco di cui avremmo questo ricordo. Io non credo. Come ho già detto, molti altri giochi hanno avuto un lancio disastroso. Fallout 76, No Man's Sky, anche loro hanno avuto dei lanci problematici. Ma oltre a questi, vogliamo ricordare altri titoli, ad esempio Skyrim, che al suo lancio veramente non reggeva nulla, moriva dopo poco, crashava su console continuamente, o Fallout New Vegas, che è uno dei miei giochi preferiti, che su console con tutti i DLC, dopo un certo punto nel salvataggio non puoi più andare avanti perché è troppo pesante. Eppure quei giochi li elogiamo come se nulla fosse, senza ricordarci di quello che è stato all'inizio. Magari un giorno Cyberpunk avrà lo stesso risultato. Andremo avanti e ci ricorderemo di tutto questo, senza lamentarcene più. Parlando del gioco in sé, invece, wow, io non lo voglio negare, sono stati pochi i giochi negli ultimi tempi che mi hanno tenuto così tanto attaccato alla console e che mi ci hanno fatto divertire in molti modi. Non lo voglio negare, ci sono state delle problematiche, ad esempio punti in cui il gioco crashava per niente. Ragazzi, io le ho contate, c'ho un blocco note dove ho contato tutti quanti i crash. E sì, sono tanti, ma non così tanti come tutti dicevano. Ho avuto io fortuna che i crash non sono avvenuti così tanti? Può essere. Ma rispetto ai numerosi crash che diceva la gente, questi a me non sembrano tanti. Ho crashato molte più volte su console su Skyrim e Fallout New Vegas, ve lo giuro. Eppure non me ne sono lamentato, perché quei giochi sono belli, mi ci diverto tuttora. E cambiando argomento invece, smettendo per un attimo di parlare delle problematiche tecniche, voglio parlarvi della storia. La storia di questo gioco, veramente, in alcuni punti, certo, era molto velocizzata, per carità, non lo voglio negare, ma a livello di storia, di side quest, alcune uguali, per carità, ma le side quest riguardanti i personaggi secondari, o le side quest principali che riguardano la storia principale. Wow, veramente wow. Ci sono state missioni incredibili, come aiutare un prigioniero a finire inchiodato a una croce. Guardate, guardate come lo guardano. Guardate come gli NPC in questa scena, in silenzio, guardano un uomo attaccato a una croce. Una croce che noi abbiamo tirato su. Una croce su cui noi l'abbiamo inchiodato. Non sei tu il Messia? Salva te stesso e noi! Non hai nemmeno timor di Dio, tu che ti trovi nel medesimo supplizio. Padre, perdonali.
perché non sanno quello che fanno. Per noi è giusto perché riceviamo la pena che ci meritiamo per le nostre azioni, ma questi non ha fatto nulla di male. Ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Io ti dico in verità, oggi tu sarai con me in paradiso. Padre, padre, nelle tue mani rimetto lo spirito mio. Amen. Ve lo giuro, in quella scena, mentre puntavo un chiodo nel polso di quest'uomo, ho avuto i brividi, stavo male, e sentire Johnny recitare quelle parole invece mi ha dato un'emozione incredibile. Oppure altre missioni, probabilmente molto meno significative a livello sentimentale, se volete, ma che a livello visivo o a livello comunque di caratterizzazione sono state bellissime, come accompagnare una barista a fare delle gare clandestine o aiutare un poliziotto a scovare tutto quello che c'era di corrotto nel sistema poliziario. O perché no, anche solo semplicemente portarsi in casa un gatto randagio. Tutte queste cose mi hanno lasciato un'emozione incredibile in Cyberpunk. Mi lasceranno un bellissimo ricordo. Tutte queste scene per me creeranno sempre un quadro molto bello. Tutte queste scene lasciate insieme mi lasceranno un bel ricordo di questo gioco e non solo i problemi. In conclusione, io voglio dirvi solo questo: Night City sarà anche una città con molti problemi, ma sarà sempre la città dei sogni, dove tutto può realizzarsi. E ora rimane solo una cosa da fare: aspettare l'eventuale uscita di un DLC. E chissà, magari presto, Night City, ci rivedremo. Alla prossima, città dei sogni!